Ciao amici, volete una pelle sana, curata, uniforme e radiosa? Magari radiosa e vellutata come le grandi attrici? Allora questo video fa proprio al caso vostro. Ascoltate con attenzione, le accortezze da seguire sono poche e in realtà semplici. Lo stress è uno dei peggiori nemici dell'invecchiamento della pelle. Oltre allo stress, anche i fattori ambientali spengono e rovinano la pelle. Troppo caldo, troppo freddo, inquinamento, ritmi frenetici, anche rumore e affollamento. Lo so che le giornate sono piene per tutti noi, ma cercate di ritagliarvi del tempo di qualità per rigenerare voi stessi e la vostra pelle. Vediamo allora insieme cosa fare per avere una pelle radiosa e sana. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Yoga e meditazione. Il movimento dello yoga, coordinato alla respirazione, ossigena i tessuti e anche la pelle, e la meditazione elimina lo stress e riduce le tensioni. In più, yoga e meditazione sono praticabili ovunque e aiutano il corpo e la mente. 2. Dormire. Dormire poche ore incide sul colorito spento della pelle e sul suo invecchiamento. Riposare dalle 7 alle 9 ore invece aiuta a mantenere la pelle luminosa e sana. Di notte, infatti, c'è il picco di produzione del collagene, alleato fedele della pelle. 3. Nutrizione. Seguire un'alimentazione sana permette di avere il giusto apporto di nutrienti. Per esempio, melagrana e mirtilli vantano proprietà antiossidanti. Tè, matcha e zenzero hanno proprietà antinfiammatorie e depurative. Carote e zucca contengono la vitamina A, perfetta per illuminare la pelle. Se siete alla ricerca di superfood, ottime le bacche di açaí e l'alga spirulina. Tanta acqua significa meno rughe, bevete e idratatevi bene. In questo modo eliminerete le tossine e le impurità e aumenterete l'elasticità della pelle. 4. Ginnastica. Ma hai già parlato dello yoga? Infatti, questa volta mi riferisco alla ginnastica del viso. Tonificare i muscoli sotto la pelle è un modo strepitoso per mantenerla liscia e soda, quindi radiosa e sempre giovane. Il modo migliore per fare la ginnastica del viso è seguire il mio metodo chiamato Metodo Viso Lift, un lifting naturale non chirurgico. Trovi le informazioni qui in questo video, in descrizione. Bene amici, oggi abbiamo visto come avere una pelle sana e radiosa senza fatica. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed eccolo il regalino di oggi, la scheda dei consigli per una pelle in salute. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.